può impostare adesso il Montagnola, lo fa sulla destra, la discesa sulla fascia, arriva sul fondo Andrea Sensolini, la mette dentro per l'1-0, il gol del capitano, porta in vantaggio il Montagnola. Campus biomedico con la rimessa con le mani a vuoto Papa, Dario Calderone firma subito il pareggio, è 1-1 allo Sport City. Ancora ci prova il Montagnolo, il Campus riconquista per un attimo la palla, poi Sensolini colpisce il palo. Il Montagnola in avanti dal limite dell'area, Taddei la risposta. Ancora il Montagnola in possesso di palla, arriva adesso per Taddei che va sul fondo, mette dentro la traversa ancora di Sensolini. Il Montagnola sulla destra prova a mettere dentro, arriva Martini. Può ripartire il Montagnola, la palla sulla sinistra, Papparella era già ammonito, l'arbitro gli sventola addosso, il secondo cartellino, espulso Papparella. Si riversa in avanti il Montagnola, il colpo di tacco, Boccanelli dalla distanza, alto sopra la traversa. Il Campus prova a rialzare la testa, vince un contrasto, la palla arriva sulla sinistra per Tassone che non inquadra lo specchio. Ancora dalla distanza ci provano vari colpi di testa, poi alla fine va a terra il portiere avversario, ma arriva in questo momento il triplice fischio del direttore di gara, 1-1 allo Sport City fra Montagnola e Campus Biomedico. Siamo stati un po' troppo nervosi, la partita era importante per noi, perché comunque venivamo da due sconfitte consecutive, quindi in qualche modo dovevamo rialzarci, giocavamo contro una grande squadra e quindi un po' le emozioni, ecco, hanno preso il sopravvento e siamo stati un po' troppo nervosi. Alla fine complimenti a loro perché sono una gran bella squadra, hanno fatto davvero una gran bella partita, ci hanno messo in difficoltà. Noi oggettivamente dovevamo giocare meglio, abbiamo giocato poco a calcio e c'è stato molto nervosismo. È una partita insomma che abbiamo giocato abbastanza bene, forse il risultato ci sta un po' stretto perché speravamo nei tre punti, stiamo inseguendo il terzo posto, venivamo da due vittorie consecutive che comunque ci hanno tirato sul morale e speriamo insomma di continuare questo cammino nel miglior modo possibile. Stiamo riformando il gruppo, abbiamo avuto tante assenze nel girone d'andata e riformando la squadra nuovamente speriamo di arrivare dove vogliamo arrivare.